Questa mattina ad Avola abbiamo svolto un servizio straordinario di controllo della circolazione stradale con il banco di prova velocità della motorizzazione civile. Lo scopo del servizio è quello di controllare i motorini elettrici che circolano troppo spesso su strada senza assicurazione, senza casco, spesso con delle persone che si mettono alla guida senza avere neanche la patente di guida. Nel corso di questo servizio abbiamo sequestrato 18 ciclomotori elettrici e abbiamo elevato sanzioni per circa 150.000 euro. Le sanzioni vanno dalla guida senza patente alla guida senza la prevista assicurazione, fino anche alla guida senza casco, perché lo ricordiamo, quando ci si mette alla guida di un motorino elettrico, se la velocità supera i 25 km/h o se il motorino è in grado di accelerare senza pedalata assistita, si tratta di un vero e proprio motorino che quindi deve rispettare tutte le regole previste per i motorini.